Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata del Nico Caputo Show. Nico Caputo da Napoli, eh? Stefano Monteforte dalla Sicilia, salve. Eccolo a tutti qua. Quanti. Ciao Stefano, ben ritrovato. Ben trovato anche te Nicola. Sì, grazie, oggi, grazie. Perché ci sono cose speciali, perché Napoli canterina ha sfornato almeno una quarantina di veterani e giovani e nuovi autori. Sì. All'ultimo festival di Napoli, e così stasera ci farei sentire qualcosa. Sì, effettivamente. Sì, effettivamente c'è stato il Festival di Napoli in questi giorni, e quindi sono stato inviato da Radio Free Station per insomma commentare, per riportare un po' tutto quello che c'è stato al Festival di Napoli. E, è stata una bella esperienza, è stata una bella serata quella in cui sono stato io. E, ci sono stati tanti cantanti, precisamente una quarantina, più di 42 se non erro, e diciamo che c'è stato Massimo Abate, che è il figlio di Mario Abate, e colui che sta insomma dando vita a questa iniziativa e riportando il Festival di Napoli ad alti livelli. Nella seconda serata bisogna dire pure che c'era Mogol, no? Sì, nella seconda serata sarebbe pure ci sarebbe stato anche Mogol, purtroppo io non ci sono potuto essere in quella serata e avevo altri impegni, però diciamo che in questa prima serata questi cantanti poi sarebbero diventati 16 per il giorno successivo, e tra questi 16 poi sarebbero state assegnate 3 borse di studio del valore di 3.500 euro ognuna, e praticamente per partecipare al CET di Mogol in Umbria. Ok. È una borsa di studio per accedere alla scuola di Mogol. Sì, erano 3 borse di studio, sì. E sono state assegnate, appunto, poi dopo vi dirò
i nominativi di coloro che hanno vinto questa borsa di studio. Intanto sono riuscito a fare un po' tra quelli che ho conosciuto, che già conoscevo, ho potuto insomma, fare delle interviste agli artisti, perché poi la maggior parte sono tutti artisti poi sconosciuti, quindi sono tutte canzoni inedite e artisti non molto conosciuti, quindi che la maggior parte che iniziano adesso, qualcuno che ha già dell'esperienza, tipo come il nostro carissimo amico Ciro Spanò, che già è stato ospite qui nella nostra trasmissione, già l'anno scorso ha partecipato con un'altra canzone che l'abbiamo sempre ascoltata, O Specchio, e quest'anno partecipa con un'altra canzone che poi ce l'ascolteremo, che si intitola Tempo. Allora, intanto ci ascoltiamo l'intervista che dei saluti e questa piccola intervista, e poi ci ascoltiamo la canzone di Ciro Spanò, poi ci risentiamo, va bene? Va Se, bene. allora, buon ascolto. Un saluto per Radio Free Station. Buonasera Radio Free Station. Allora, qua abbiamo dal Festival di Napoli Ciro Spanò. Come ti pare questo festival? Beh, è una ottima kermesse, sta insomma riprendendo vita, no? Noi ricordiamo il vecchio Festival di Napoli negli anni passati. E insomma ce lo incoraggio per farlo rivivere e farlo rinascere. E questo lo sta facendo alla grande Massimo Abate. Dobbiamo ringraziare Massimo Abate per questo, veramente questo coraggio che ha avuto, come ha detto anche qualcun altro. Sì, no, in effetti lui crede molto in questa cosa e noi insomma con lui lo stiamo, ci crediamo anche noi, insomma. Ok, allora ti ringrazio. Sicuramente tutte le canzoni saranno trasmesse da Radio Free Station. E certo, Le faremo ascoltare in giro e daremo voce, insomma, a tutti gli artisti emergenti. ok, un saluto a tutti gli amici di Radio Free Station, da Ciro Spanò. Ok, grazie. Allora, dalla voce di Ciro Spanò, Tempo. Amore, è il mio rogo,
grandi applausi per Ciro Spanò, bellissima la canzone. E dico io, Nicola, va bene che siamo a Festival di Napoli e c'è tutta questa kermesse importante e questi saluti che ci manda anche Ciro Spanò, ma dico, Wendy c'è in studio o no? Stasera certo, è in vacanza. Certo che c'è Wendy, è sempre qui con noi Wendy. Ah, Wendy? Ecco. Dove sei Wendy? E non ci saluta, niente, oppure sentimi dita, com'è? Non la sento. Bye bye. Eccola. Bye bye. Ciao Wendy. Ciao Wendy, bye bye. Ciao. Tutto sì. Bene Wendy? Sì. Bene, a questo punto abbiamo un'altra artista che pure io conoscevo e quindi l'ho riconosciuta e l'ho intervistata perché era una persona che già conoscevo e anzi l'avevo invitata pure altre volte a intervenire qui nella trasmissione, però penso che sicuramente prossimamente quando vuole siamo qua e se gli fa piacere gli facciamo una piccola intervista sulla nostra trasmissione. E lei è Sara Gison era lì con un gruppo di chitarra, basso, mandolino e percussioni. E il gruppo si chiama Il Sole e la Luna, e la canzone proprio che ha scritto pure Sara Gison, sia musica che testo, e si intitola Il Sole e la Luna. E poi ce lo spiega meglio lei nella sua intervista, che insomma quello che ha fatto, quello che fa. Ok, ce l'andiamo ad ascoltare, Stefano? È chiaro, certo, siamo qui per ascoltare. Siamo qui per ascoltare, allora Sara Gison ci parla della sua canzone e del suo gruppo. Buon ascolto. E abbiamo qui Sara Gison al Festival di Napoli. Buonasera a tutti, una bellissima serata, molto emozionante perché è veramente una bella manifestazione. Comunque noi presentiamo un pezzo tratto da un musical di cui io sono modestamente l'autrice, che si intitola Partenopea. E questo pezzo qua si intitolerà invece Il Sole e la Luna, da cui prendiamo anche il nome noi musicisti. E il musical consiste in 15 canzoni più o meno ed è tutta la storia di Napoli, dalla fondazione, dai greci che arrivano a Napoli, e spero di vedervi tutti alla prossima edizione. Ci facciamo un bocca al lupo per... Grazie, spero che vi piaccia questa canzone. Un saluto per tutti i radioascoltatori di a tutti i radioascoltatori e a tutti i miei carissimi amici che ascoltano in questo momento da parte di Sara Gison. Grazie Sara. Il Sole e la Luna, la canzone si intitola Il Sole e la Luna, di cui io sono l'autrice e mi chiamo Sara Gison. Sara Gison, sì. il gruppo con cui abbiamo... Facciamo un applauso. Sara Gison e il gruppo Il Sole e la Luna. Esatto. Autore Sara Gison e il brano Il Sole e la Luna. Canta Sara Gison. Cielo brilla luna, capace del mio vita, sorride, guarda il terzo con
Grazie. Bravi, bravi. Bravi. Brava Sara Gison con il gruppo Il Sole e la Luna. Bene, Stefano, ci sei sempre? Eccomi, presente, come sì, no? Sì, comunque è stata una bella esperienza. Siamo stati io come intervistatore, c'è stato Gennaro Raimo come fotografo e Laura Ravone come alle riprese video. E siamo stati lì al Festival di Napoli, diciamo che il Massimo Abate ci ha ospitato molto, molto bene, ed è stata pure una bella, il teatro era bellissimo, no? Sai, il Politeama di Napoli, un teatro con poltrone tutte rosse, e il palcoscenico molto grande, e bel teatro, una grande cupola, e una grande sonorità, e veramente un grande teatro il Politeama di Napoli. E bene, e vabbè, vuoi dire qualcosa, Stefano? Tu... No, io voglio ascoltare le prossime canzoni, perché visto che ce ne stanno oltre 40, una trasmissione non ci basterà, insomma. Sì, vabbè, comunque più spazio alla musica che alle parole, no? Certo, comunque stiamo dando voce a questo Festival di Napoli, e questa trasmissione proprio la dedichiamo al, insomma, come speciale Festival di Napoli. Quindi andiamo avanti con un'altra intervista, tra cui questa intervista è stata fatta dall'intervistatrice proprio del festival ufficiale, che si chiama Anna Brancati, e intervistano praticamente agli altri due, che si chiamano Anua e Jenny Esposito, che cantano la canzone L'amore è così. Allora ci ascoltiamo l'intervista e subito dopo la canzone. Buon ascolto a tutti. Poi New Generation terza edizione, quest'anno con tantissime sorprese, ho già intervistato degli ospiti eccezionali, però volevo vedere un attimino che era tirava dietro, perché ci sono i ragazzi che stasera si esibiranno e sono tra i 42 finalisti, dico bene? Sì. Lei è rappresentati tu. Io mi chiamo Anua e lui è Gennaro Esposito. Salve, io sono Gennaro Esposito, l'autore di questo brano, che è esecutore. Esecutore del brano musicale. Lo ascolteremo, non diamo delle anticipazioni, altrimenti mi licenziano il tronco, però ditemi le vostre emozioni. Sono tante, perché è la prima volta intanto? Io l'anno scorso ho partecipato con altra formazione. Quest'anno partecipo con Anna, con un brano al titolo, diciamo, L'amore è così. E com'è l'amore? Diglielo. Ascoltate la canzone e vi svelerà alcune cose. Io direi l'amore è che sei. L'amore è così, è così come viene. Così se ne va, complicato. E per me invece è il primo. Allora sei proprio... Veterano. No, ma non sono, sì, ma dico, sei emozionatissima. Cosa ti aspetti? Nulla di spettacolare, semplicemente una sola. Io dico nulla di intentato. Va bene? Sì. Grazie ragazzi, grazie. Andiamo avanti. Grazie a voi. È il momento adesso di un duo, Anua e Jenny Esposito. Eccoli qua. Di Gennaro Esposito. Buonasera. L'amore è così. Canta Anua con Jenny Esposito. Senza ciò parlare, insieme dopo un posto, vado a cercare.
Applauso per Anua e Jenny Esposito, l'amore è così. Bene, a questo punto io diciamo che poi erano tanti gli artisti, il tempo era poco e non sono riuscito più ad intervistare ad altri, perché poi è iniziato lo spettacolo, poi alla fine dello spettacolo siamo dovuti andare via perché comunque il teatro doveva chiudere e non c'è stato tanto tempo di fare interviste ad altri, però magari altri che vorranno essere intervistati, sarà un piacere nostro intervistarli ad uno proprio direttamente qui sulla nostra trasmissione. Magari ci contattano e saremo lieti di farlo, no Stefano? Magari faremo una cosa sì, più detta. Ma ti volevo dire, anche per dare un'idea ai nostri ascoltatori, non c'era un'orchestra fissa, ogni gruppo e ogni cantante si esibiva con le proprie forze, diciamo, oppure sì, c'era sì. Un'orchestra fissa? No, non c'era l'orchestra fissa, ma andavano con le basi praticamente la maggior parte, e poi c'era qualcuno che aveva il suo gruppo che suonava dal vivo, e qualcuno suonava la chitarra, qualcuno aveva due o tre componenti, altri, la maggior parte avevano la base già pronta e quindi cantavano sulla base. Sì, sì. Allora andiamo avanti con la prossima canzone che si intitola A musica de femmina e la cantano Tommaso, Fichela e Francesca. Ok, buon ascolto a tutti. Tommaso Fichele, featuring Francesca Sorriento. Francesca Sorriento. Piano, prendiamo tempo e così sistemano. Faccio una telecronaca. Sgabellino di qua, sgabellino a destra, sgabellino a sinistra. Un attimino che il chitarrista, ecco, lo jack lo installa, il tecnico, figurati che... Facciamo un applauso anche al tecnico e ai tecnici che stanno lavorando dietro le quinte. Credo allora, che stanno preparando praticamente il gruppo e quindi Tommaso Fichela e Francesca Sorriento. A musica una... femmina canta Tommaso Fichela e Francesca Sorriento.
E sai a chiam chiam ben lontana senza far rumore profumare gomma altissima la qualità, infatti anche Dan Mogol ha giudicato che praticamente la qualità è medio alta di tutte le canzoni del Festival di Napoli New Generation. Ok, pare che poi è un festival che è in fase di ripresa. Sì, è una ripresa insomma del vecchio festival che si faceva una volta qui a Napoli. Questa è la terza edizione che è a cura appunto di Massimo Abbate. Bene, allora noi direi di ascoltarci la prossima canzone. Si intitola A noi ci piace a così e lui è Enzo Mautone. Buon ascolto. Enzo Mautone. Eccolo qua che arriva. Di Vincenzo Mautone, Salvatore Schisano, Pino Urriano, A noi ci piace a così. Canta Enzo Mautone. Stanno suonando un bambino, a me mi piace.
viaggia così, ma viaggia così. Just wait on for me. Un po' difficile cambiare, tu cosa fa? La gente notte sono ancora libertà. Vicino mare. Tutti bravi artisti, veramente. Questo somigliava un po' a Pino Daniele, mi dava un po' l'idea di Pino, delle canzoni di Pino Daniele, vero Sef? Insomma, oddio. Oddio. Sullo stile. Inimitabile Pino Daniele. Vabbè, Pino Daniele è inimitabile, però lui più o meno stava sullo sul stile, insomma, sullo stesso stile. Bene. Certo, il sassofono che non era il pianeta, però naturalmente però è anche bravi, dai. È una bella melodia, una bella... Io in effetti ho sentito la voce un poco sforzata così proprio, vabbè, però... forse non l'hai ascoltata bene perché sei al telefono, però quando poi ascolterai la replica sicuramente apprezzerai meglio la kermesse. Bene, allora andiamo avanti con l'altra canzone, la prossima canzone che si intitola Adostaia. Chi la canta è Walter Pepito. Buon ascolto. Il brano di Salvatore Marchese, Adostaia, canta Walter Pepito. Questo praticamente tutto direttamente registrato dal Festival di Sanremo live. Di Napoli, scusate. Quando sono tutti mattina, è una bella giornata, ma se l'acqua c'è un tonno di paura, è una brutta giornata, ma c'è sta l'amore. Ma questo cuore da tutta vita che mi scorre dentro sti vena e mi passo per niente. Tu maestro va a l'America,
Bravo, bravo anche a Walter Pepito. Bene, allora Stefano, che vuoi dire qualcosa o andiamo spediti? Andiamo spediti per sentire anche più canzoni. Ecco, sì, sì, allora andiamo avanti con la prossima canzone che si intitola Canzone Infame e la canta Sasà Di Palma. Buon ascolto, se vi ricordo che siete su Radio Free Station, Nico Caputo Show, Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte dalla Sicilia, in uno speciale Festival di Napoli, New Generation. Buon ascolto. Il brano è di Rino, scritto da Rino Giglio, Patti Marotta, Canzone Infame, canta Sasà Di Palma. Canzone Infame, Sasà Di Palma, bravo, bravo. Bene, allora andiamo spediti con direttamente la prossima canzone, Festival di Napoli, sul Nico Caputo Show. Nico Caputo da Napoli e... E Stefano Monteforte dalla Sicilia su Radio Free Station. Bene, allora la prossima canzone si intitola Che senso ha? La cantante Carmen Pedata, buon ascolto. Artista di Antonello Cascone, Che senso ha? Canta Carmen Pedata. Thank you.
Ok, bravo, bravo, brava Carmen Pedata, che senso ha, era. Bene, allora noi andiamo ancora con un'altra canzone, che è la Napoli, Maria Rosaria Cenni, buon ascolto. Di Maria Rosaria Cenni, che la Napoli, canta Maria Rosaria Cenni. Bravi, tutti bravi, bravissimi artisti. Stefano, sei ancora lì, Stefano? Sono presente, sono tutto orecchie. Ti stanno piacendo questi artisti del Festival di Napoli? Beh, direi che insomma hanno l'espressione tipica della società attuale, insomma. Cioè poi proprio il giudizio proprio un po' drastico, cioè, mi piacciono, però insomma siamo più o meno su un livello così ancora adolescenziale, ecco, lo definirei a un livello adolescenziale, cresceranno di particolare, di adulto, di ispirato, di cresceranno, dai, cresceranno piano piano, sono giovani artisti che faranno la loro carriera.
Allora andiamo avanti con la prossima artista, che lei si chiama Marilu Russo, e la canzone Che la verità. Buon ascolto a tutti. È la volta di Marilu Russo. Di ANAP, Marilu Russo, Patti Marotta, Che la verità. Canta Marilu Russo. Stefano, a te la parola. Beh, la mia parola è conta poco, perché non avendo sentito direttamente il contatto nel giusto per la prima volta, insomma, rimango ancora così come un apprendista, ecco, sento che insomma c'è qualche voce che un po' cerca di uscire fuori, insomma, dagli schemi usuali, ma insomma siamo così su questo. Un melodico napoletano che praticamente sta imperando. No, diciamo che è un po' diciamo che è un po' diverso dal neomelodico, va. Ci sono sonorità un po' diverse. Eh sì, perché comunque, come giustamente ha detto anche Massimo Abate, insomma, bisogna voltare pagina, perché sono tutte le cose che ci sono state a Napoli, tutti gli stili. Tutte le cose passate sono del passato, bisogna cambiare pagina e andare avanti, creare qualcosa di nuovo. Quindi, bene, allora direi... ma ancora non ci siamo alla vera, come si chiamano questi nuovi stili che vedi o che vede Maria Base, quali sono? Non lo so, quali sono? Vabbè, ce ne saranno sicuramente, noi ce lo auguriamo almeno, quindi... Cerchiamo ma di ancora andare non avanti. Ci sono però Nicola. Vabbè, non hai ascoltato ancora tutto il festival, hai ascoltato prime 7-8 canzoni. No. Bene, allora andiamo avanti, ci ascoltiamo
se mi tiri in ballo io dico quello che penso, non è certo, che posso dire quello che non penso. Certo, però ovviamente per poter giudicare devi prima ascoltare tutte le canzoni e dire vabbè, c'è qualcosa di pure di ottimo, di bello, di nuovo. Allora andiamo, io proporrei di andare avanti perché il tempo stringe e proporrei Jenny Vitale e Pete Jeven con questa canzone che si intitola Come che cazzo. Buon ascolto a tutti. Come prossimo artista sì. In gara. Sì. Presenti tu gli autori? Vado io. Beh. Di Giuseppe Dognacco e Gennaro Vitale. Come che cazzo. Jenny Vitale Pit Jeden. Eccoli qua. Salve. Da fa spacchio a lei, si desidero ver la cosa e scendere sul cielo. Quando si è in ballare un suono e una musica roccia, chiudi il mucchio e dei bracci non viene da cominciare a cura. Com'è che cazzo che sta musica nuova trasso subito in capo e non sarà mai più. Com'è che cazzo pare tutto più facile e pensieri sono nuovi e non ci penso più. E se non suoni che da giorni e notte non ho cospira, quando amare la tutta il mio mondo sono a cominciare. Una buona parola quando c'è sta l'amore, una buona parola tutto cosa si può fare. Ogni tanto da cinque che tutto va bene, che i pensieri e i problemi ti stacca scontrando la pena. Quando dici che una volta ma sarà bombardone, non ti avverberò di soffrire e continuo a sperare. Come che cazzo che sta musica nuova quando viene un baffone tutto sta da cominciare. Come che cazzo più facile le vera cosa capo e tu mi attacca a me. Ma scende la mattina me ne vado a Marcellino, una birra in Upanina, io guardo sta città com'è bello panorama, come tu mio cielo mare pare che l'hanno pittato, guarda com'è bello qua terra mia, un po' di chiagno ho paura più dolore, si presenta sì signore sono pitto, roce amare stavo come si chiedasse quando rinda la canzone tu già pisci l'emozione, recitato fai sul no. Grazie. E sono stati bravi pure questi ragazzi. Perché avevano delle influenze da rapper, no? Sì, infatti. Sì. Si sono susseguiti vari stili, qualcosa di nuovo c'è stato in questo festival. Però a questo punto noi siamo giunti al termine, caro Stefano. La nostra ora è passata e dobbiamo salutare tutti. E diciamo che il resto delle canzoni le proporremo per la prossima trasmissione della settimana prossima di Nico Cavuto Show. E concluderemo in quella trasmissione il Festival di Napoli. Faremo ascoltare le altre che della serata in cui ci sono stato io lì come inviato. Quindi a questo punto, caro Stefano, andiamo con la sigla e ringraziamo i radioascoltatori per il tempo che ci hanno dedicato per sentire queste nuove canzoni, di Napoli, dal Teatro Politeama. Sì. E ci diamo appuntamento per la prossima settimana con Nico Caputo Show e vedremo
presenti, contribuenti, forze, siamo tutti qua ancora, calorosamente insieme. Allora noi sulla cavalcata delle, qua, del, di Gioacchino Rossini, la nostra sigla che parte, di Guglielmo Tell, Overture, salutiamo tutti, ciao a tutti, da Nico Caputo da Napoli e da tutto il pubblico della Sicilia. Ciao, saluti a tutti, vi vede bene, siate felici. Siate felici. Stefano Monteforte. Da Stefano Monteforte dalla Sicilia e da Wendy. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao, ciao Nicola, ciao Wendy.